Benvenuti ragazzi e ragazze, sono tornato con un nuovo video. Così sto copiando Gnappetta, perché ho appena visto un suo video, quindi Gnappetta, ti saluto e ti mando un bacione enorme. E quindi mi è venuto il suo inizio video. No, comunque, sto facendo questo video che è il mio primo video tag e non sapevo cosa fare perché ce ne sono molti, però forse. Cioè, forse questo qui mi piaceva farlo perché volevo mostrarvi appunto la mia bellissima. È il video tag che avrete letto nel titolo ovviamente del canale. Che è la What's in My Bag? School Bag? Non lo so. Perché comunque sia, è la borsa che. Borsa che utilizzo per andare in accademia. Quindi comunque sia. Ok. E ve lo volevo mostrare appunto perché è bellissima e mi piace tantissimo. Io uso. Questa qui, ormai userò sempre questa da quando appunto sono stato a Londra ad ottobre scorso e uso questa qui che l'ho presa da Primark a 12 sterline e così bella e che costa comunque anche relativamente poco e relativamente tanto perché comunque sia mi è piaciuta comunque e non mi sembrava molto costosa. Ovviamente ha la possibilità di portarlo con i due manici così e per questo quando mi pesa tanto che la porto così sta anche rompendo, non so se lo vedete qui, mi si sta per spezzare qui il manico di pelle. Quindi devo portarlo adesso da un calzolaio a farmelo aggiustare assolutamente perché tornerò a Londra sì, ma non è comunque qua dietro quindi. E vi faccio vedere adesso cosa c'è all'interno. Cosa c'è? È sempre la stessa, cioè tengo sempre le stesse cose quasi per tutti i giorni, perché comunque sia vado in accademia 3 giorni alla settimana e per il momento mi servono soprattutto da prendere appunti, per fare schizzi, quindi fogli, blocchi, il quaderno e basta. Quando ci sarà invece il periodo degli esami sarà tutta un'altra cosa. Per ora non ci voglio pensare. Allora. Per prima cosa, ovviamente, tengo i miei guanti, anche questi li ho presi da Primark, sono appunto, hanno la possibilità di chiudersi per coprire le dita, perché in effetti se no ti congeli le dita, quindi fanno effetto poi bimbo che fa ciao ciao, però sono molto carini, li ho presi 4 sterline sempre da Primark a Londra e sono molto belli e li tengo appunto dentro. Quando sento freddo le mani me li metto. Poi ho la borraccia. Uso questa borraccia per l'acqua. Boh, ma perché comunque sia, la usavo a Londra e me la sono tenuta. È più comoda delle bottigliette, è rigida, non si schiaccia, metto l'acqua, la tiene anche fresca per l'inverno, vabbè, però per l'estate sarà comodo. Poi due astuccetti in più di quello mio, perché ci sono. In questo qui. Tengo i rapidi della Stadler, sia usa e getta che non, e la lametta appunto per usare ovviamente la china, queste cose qui. Poi, quest'altro invece, sempre piccolino, questi due li uso appunto per quando devo fare le materie tecniche. Qui ho compasso, una matita gomma, una matita 5H. Molto leggera. Poi. Vabbè, diario, che non è un diario, ma è un'agenda. Questa non è. Della Letts. Vabbè. Questa qui, verde, perché io amo il verde. Poi. Telefono. Ho un iPhone con questa cover stupenda. Indovinate dove l'ho presa? Ecco. Ok, poi questo quadernino piccolo per gli appunti, questo blocco a quadretti, lo uso per tutto, per scriverci di tutto. Poi dopo, quando devo rimettere insieme gli appunti, rimetto appunto insieme, oh, cade tutto. Poi l'astuccio. Questo è l'astuccio, il porta, ho tutto dentro, colla, forbici, scotch, matite, penne,
evidenziatori, tutto, questo è fondamentale, quegli altri sono per tecnico, ma li porto comunque sempre. Poi, questo aggeggino, che è quando hai i guanti per appunto usare l'iPhone, che era in fondo così, da solo, non doveva essere lì, ok. Poi questo quaderno, metto appunto, ricopio le cose che ho messo negli appunti, negli schizzi, negli appunti. Negli appunti, negli appunti. Poi ho questo blocco, monta la copertina così, degli schizzi, io faccio sempre gli schizzi, e ho questa busta in cui tengo tutti gli schizzi, i fogli, i volantini, qualsiasi cosa, il curriculum, ma che tanto. Non trovo lavoro, quindi niente. Mi è rimasto anche questo da prima delle feste di Natale, il volantino della Yves Rocher, perché sono andato lì a fare delle compere. Le squadrine. Squadrine che mi servono sempre, sia quando faccio architettura che quando faccio materie tecniche. Il thailandino qui del Don Pasquale, perché sono andata a vedere la prova generale al Filarmonico di Verona, Don Pasquale, la regia di Antonio Albanese, mitico, e devo dire che mi è piaciuto tantissimo, ma non potendo andare alla prima, sia per il costo, sia perché comunque sia io abito a Brescia, Verona non è dietro l'angolo, andare la sera è un problema per tornare, sono andata a vedere la prova generale, che praticamente era praticamente simile alla prima, e quindi costato di meno, con l'offerta appunto per gli studenti, poi noi siamo dell'Accademia, appunto facciamo scenografie, quindi. Poi, l'ombrello, mi è uscita anche un'altra cosa, l'ombrello, sempre appresso, perché tanto c'entra, non mi dà problemi, se piove ce l'ho. Occhiali, questi qui sono della Escape, li ho presi da Media World a Roma, quando sono andato a Roma, che sono sceso per trovare i miei parenti, e li ho pagati 10 euro, verdi, fantastici, 100% protezione solare, c'è scritto, infatti sono lenti neri, mi piacciono molto, molto, molto. Adesso d'inverno il sole non c'è, c'è, ma... Salviettine, queste sono... perché... Io furbo, sono andata a prendere alla Lidl, mi pare, le salviettine, ho visto che c'erano due pacchi assieme, offerta, e l'ho presi. Poi sono andata a casa, non avevano l'apri chiudi, no, ma avevano solamente, cioè erano praticamente il ricambio. Quando ti finisce la ricarica, e quindi ho dovuto riutilizzare questo pacchetto, che erano salviette struccanti, ce l'ho messa dentro, e quindi qui ci sono quelle per le mani, che non si chiude neanche, ma sono stranamente da ancora un bel po' di mesi, 6 mesi, bagnate. Magie. Poi, questo sacchettino in cui dentro ho tutto, cioè tutto, tutto nel senso la mucchina, perché io ho dei seri problemi, nel senso, cioè sono stato definito, e un po' me ne rendo conto anch'io, germofobico, nel senso mi fa schifo tutto, cioè non sono germofobico davvero, almeno credo, spero, però mi fa schifo tutto, ok, sono io, quindi, e ho quindi, che non è la mucchina, però gel igienizzante per le mani. Poi crema mani, ed è, questa è fantastica, è della Bottega Verde ed è all'argan, e quindi io amo l'argan, c'ho la crema mani, non la uso spesso perché mi tiene le mani appunto unte e oleose, che è appunto lo scopo, però andando in giro in treno qua e là tocco di tutto, mi si appiccicano le cose, mi fa peggio schifo. Ho questo pettinino con lo specchietto annesso qua, che è vecchissimo, tipo non so quanti anni ha, che si apre così, si richiude, che con questi capelli orrendi che mi ritrovo io ogni tanto mi serve. E poi questo qui, fantastico, il burro cacao della Yves Rocher, che è al cioccolato e l'arancia, e c'è un profumo, cioè io sono andato nel negozio, appunto l'ho visto, no, cioccolato e arancia, cioccolato e pistacchio mi fa schifo, cioccolato e lamponi, frutti bosco è buonissimo, cioccolato e arancia mi ha proprio, credo che lo rendono a comprare sempre. Poi qui mi sono dimenticato, vabbè, pulisci occhiali,
Poi abbiamo finito quasi. Ah, perché qui nella tasca interna, perché poi ha una tasca interna e altre due taschine piccoline aperte qui. Nella tasca interna ho il portafoglio, più sicuro, senza problemi. Questo qui è il portafoglio della Calvin Klein, anche questo qui c'ha non so quanti anni, è tutto rotto, ne dovrò comprare un altro. Poi ho fazzoletti nella tasca aperta. Ricarica dell'iPhone, lo porto ovunque perché comunque sia in accademia, se mi si scarica lo prendo l'attacco. Poi chiavi di casa, con questo portachiavi fighissimo, scritto Flavio a forma di targa, non mi ricordo dove l'ho preso, c'è un po' di tempo. Cuffiette, ovviamente cuffiette, quando me le scordo entro in ansia proprio totale perché in treno 40 minuti andata e ritorno è una noia mortale. Cuffiette, musica, mi stacco dal mondo esterno senza avere rotture di coglioni. Poi ho anche, cioè la musica ce l'ho sull'iPhone, però l'ho voluta togliere per fare spazio perché l'avevo pieno, non potevo farci più niente. Quindi ho anche questo, l'iPod, che tra l'altro me l'hanno regalato quando andavo tipo alle medie, infatti, cioè, vedete quanto è spesso, è tipo il primo, no, non so, non credo che sia il primo, però è un patocco. Ma funziona ancora, lo amo, è bellissimo, è fantastico, c'ha i giochi, tutto. Poi è finito, quindi adesso vi faccio vedere bene la borsa. C'ha la tracolla, puoi portarla a tracolla con questa e a maniche, ma che non porterò più perché mi si sta devastando, cioè devastando, è praticamente rotta. Quindi il tag di questo video sarebbe finito. Io sono, non so se mi avete visto, non sono molto attivo, nel senso sono stanchissimo da queste feste. Tutte le sere quasi sono andato a letto alle 3. Quindi sono morto, 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 sono devastato. Poi appunto queste feste sono finite, oggi è il 3. Oggi è il 3. Sì, è venerdì 3, non so se riesco a caricarlo oggi, il video, speriamo. E sono devastato perché solo al pensiero di dover iniziare martedì 7, la routine quotidiana, dell'accademia e tutto. Poi ovviamente sparirò in quel periodo. Cioè, adesso vi dico, cioè avrò gli esami a febbraio. Nelle ultime 3 settimane di febbraio, quindi quasi tutto febbraio. Avrò non tutte e 3 settimane gli esami che saranno nell'ultima settimana, però comunque avrò i recuperi, quindi sarò un po' assente, poi dovrò studiare, cioè ho già iniziato a fare qualcosa, ma dovrò studiare. Quindi mi assenterò e quindi il pensiero di riniziare, per pensare di sapere che ci saranno gli esami, mi tiene molta tristezza, nel senso non ho sbatta di farli, però vabbè, devo, ne ho 3, forse 4. E forse sono stato aggiornato, tra l'altro, la sera di Capodanno, da un nostro amico che eravamo a cena assieme, che dovrò fare forse il trapello di storia dell'arte io. Perché è scritto il trapello. Se lo fai dopo è orale, quindi io se c'è il trappello devo farlo perché io orale entro in ansia, io sono un tizio ansioso, ma non tanto, di più, di più. Quindi niente, niente, domani, sabato 4, o oggi se lo pubblico oggi, dipende, comunque il 4 sera andrò al concerto di Roberta, di X Factor, che è una mia amica, nel senso veniva al liceo, abbiamo frequentato lo stesso liceo e sono riuscito finalmente ad andare perché a dicembre ho fatto altri eventi ma ho avuto dei problemi, questa volta vado, ospitaletto, al teatro, Agora, non vedo l'ora e niente. Questo video è finito, vorrò fare un video di presentazione che, cioè, non so se fare un video di presentazione normale o se fare un video di presentazione tramite appunto la tag Through My Life, devo vedere. Però comunque un video di presentazione prima o poi lo dovrò fare perché io ho iniziato un anno fa e non c'è un video di presentazione. Quindi vi saluto, vi mando un bacio e niente, ci vediamo al prossimo video.